Allora Federica, fammi sentire questo tuo tedesco senza accento. Ich habe kein Akzent, wenn ich Deutsch spreche. Io invece ho il cognome austriaco, ma prometto che parlerò in italiano. Perfetto, per fortuna così abbiamo tante cose in comune, non solo la lingua. Abbiamo l'autonomia in comune, due regioni autonome, siamo due terre di confine ed è vero che noi abbiamo approfittato di questa Europa più di ogni altro, l'abbiamo sentita con la mano perché sono spariti i confini. E abbiamo anche ancora qualcosa in comune per il futuro, perché penso che siamo tutti due europeisti e pensiamo che non si possa tornare indietro, ma si debba continuare nel percorso dell'Europa e dell'integrazione europea, perché questo fa bene a noi, fa bene ai nostri territori, fa bene alle nostre imprese d'Europa. Per me togliere l'Europa e togliere il futuro ai nostri figli. E noi tutti e due ci siamo messi in questa battaglia, in queste elezioni, che sono un po' un referendum pro o contro l'Europa, per tenere testa a quelli che odiano l'Europa, la vogliono indebolire o addirittura abolire. Esatto, bisogna riformare l'Europa secondo noi e renderla ancora più forte, ancora più capace di parlare con una voce sola nel contesto internazionale, e quindi ci vuole sicuramente un'Europa più unita e più forte davanti alle sfide di oggi, ma davanti anche alle opportunità che abbiamo. E quindi l'8 e il 9 giugno ricordiamoci che ci sono delle elezioni importanti, perché si rinnova il Parlamento europeo, e quindi sulla scheda elettorale accanto al simbolo di Azione siamo europei, potete scrivere fino a 3 nomi, per esempio Paul e Sabati.